Le 13 e un minuto. GR 24, il sole 24 ore, edizione extra large. Andiamo in un'altra città, visto che tanto di città stiamo parlando questa mattina, andiamo a Milano, dove la discussione è un'altra. L'Expo 2015, un'opportunità, i grattacieli, una possibilità. A parlare così Massimo Roy, amministratore delegato dello studio di progettazione e progetto CMR, lo ha intervistato Laura Bettini. Milano non ha avuto variazioni urbanistiche da più di 100 anni e quindi abbiamo perso opportunità. Io sono nato negli anni 60 e la mia generazione, da quando ho memoria, non ricordo edifici nuovi costruiti in città. Eravamo il paese leader a livello mondiale nel turismo, nell'attrazione delle persone per vedere i nostri monumenti. Il turismo oggi si deve anche affidare all'architettura, come è stato nel passato, ma non abbiamo monumenti recenti, non abbiamo opere recenti per invitare un turismo ricco, un turismo non solo delle spiagge o delle montagne. Quindi secondo me questa è una grandissima opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire per realizzare interventi di grande qualità, di grande visibilità, che possano essere utili a migliorare la vita di tutti noi e essere utili per le persone che verranno a vederli. Sicuramente in Italia bisogna migliorare i tempi della burocrazia, poi i sistemi costruttivi oggi permettono di velocizzare anche i tempi di costruzione. È vero, la Cina lavora con altri ritmi perché lavorano 24 ore su 24, volere è potere comunque.